Sì, ma però parlate con Cesarina, per favore, che ho le palpitazioni. Scusate, mi dica solo. Risponde così Fausta Bonino in questo venerdì pomeriggio all'uscita dal tribunale, dopo l'ultima udienza prima della sentenza, che la vede imputata per omicidio volontario plurimo per le morti sospette di 10 pazienti nella rianimazione dell'ospedale di Piombino. Oggi in tribunale la ringa difensiva, che la fa sperare bene per la sentenza del 5 aprile prossimo. Bene. Per il suo avvocato Barghini, durante queste 5 ore di requisitoria è stata asfaltata la tesi accusatoria. Che tutto quello che è stato detto fino adesso continua ad essere non sorretto da uno straccio di prova. Per il consulente della difesa, in due casi è impossibile che Fausta Bonino abbia somministrato l'eparina. Cioè, però con quei dati ci sono almeno due casi in cui tecnicamente è impossibile. In altri due casi è molto ma molto improbabile perché il paziente si trovava in sala operatoria. Questo ammesso anche dalla perizia d'ufficio. La procura, lo ricordiamo, seppur in un rito abbreviato, lo scorso 1 marzo aveva chiesto l'ergastolo per l'infermiera. Sicuramente Fausta non ha fatto assolutamente niente, anzi è stata, come disse bene il tribunale d'esame, accerchiata e si è trovata quindi a doversi difendere da qualcosa più grosso di lei, e vediamo di farlo nel modo migliore. E questa mattina in aula si è parlato anche delle motivazioni, ovvero una frustrazione personale all'interno del reparto. Abbiamo dimostrato che il malcontento che c'era ovviamente non riguardava Fausta, semmai riguardava tutto il reparto. E sempre il consulente della difesa mette in evidenza che all'interno del reparto avrebbero potuto circolare anche infermieri o medici senza aver timbrato il cartellino. Questo per dire che ci poteva essere anche qualcuno presente senza che poi retrospettivamente 2 anni dopo fosse verificato a livello amministrativo da un cartellino. E adesso non resta che aspettare il 5 aprile per la sentenza di primo grado.